Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui insieme perché su Instagram vi avevo chiesto 2 giorni fa se avreste voluto vedere la top 10 degli stage di Dragon Ball Xenoverse 2 moddati, oppure quella che è stata votata con il 70% dei voti, ovvero la top 10 delle skill più belle moddate all'interno di Xenoverse 2. E devo dire che onestamente l'ho fatta perché mi ero un po' stancato di fare sempre la mod dei personaggi. Arriveranno anche la top 10 delle mod dei personaggi, ma comunque sia, oggi andremo a vedere la top 10 delle skill ultime, diciamo le finali più belle moddate su Xenoverse 2. Alle menzioni onorevoli invece metterò delle mosse che però non sono le ultimate, sono diciamo le mosse super. Tra l'altro festeggiamo insieme il ritorno di Dragon Ball, perché ci sarà una nuova serie canonica dopo Dragon Ball Super, al 90% è confermata, che arriverà precisamente nel 2019, a luglio. Bisogna vedere semplicemente cosa dirà lo Jump con nuove informazioni, sicuramente sapremo tutto dopo il film. E niente ragazzi, detto questo direi di iniziare con la classifica. Al 10° posto ho messo il Final Bullet. Cos'è il Final Bullet? Sembra un castigatore di anime, ma guardate qui, ve lo metto a rallentatore, c'è l'animazione del personaggio che mette tipo la mano come se stessi sparando, tipo a pistola. Avete presente Goku Super Saiyan God nel torneo del potere? Ecco, stessa posa, e se voi iniziate a premere il tasto quadrato a scarrello, vi toglierà ovviamente una barra di aura ogni volta che sparerete un proiettile, infatti si chiama proiettile finale, Final Bullet, ogni volta insomma che andrà a sparare con sta mano come per fare il segno di una pistola, toglierà un tot di energia. Che dire, è fighissima esteticamente, immaginate un castigatore di anime che ogni volta che il vostro personaggio vuole lo spara così. Al 9° posto ho messo la skill di Fenrir, che è chiamata Oblivion. Guardate qui che spettacolo. In sostanza questo personaggio prende tutte le sfere divine di Zamasu, la furia divina purificazione, e prima ci si fa uno scudo intorno, lanciando il nemico lontano che non può reagire, cioè se voi premete X o qualcosa non potete rialzarvi, poi lancia tutte palline a raffica, e infine una furia divina purificazione che praticamente lo sbraga. Veramente fa un casino di danni, è un po' sgrava come skill, però è bella esteticamente e va messa in questa top. All'8° posto abbiamo una mossa che onestamente in questo gioco mancava. Grandissimo il modder ad averla fatta, è l'Universal Spirit Bomb, ovvero quella che uccide Majin Buu. Infatti il nostro personaggio la lancerà, adesso zoomerò qui credo e vi farò vedere che quest'altro invece cercherà di resistere proprio alla Genkidama, come se la sta per reggere, però il nostro personaggio che l'andrà a utilizzare si teletrasporterà e spingerà con la mano facendo ancora più danni. Toglie appena più di una sfera Genkidama normale, però è figa l'animazione e è figo anche il nostro personaggio che si teletrasporta per spingere, ma anche l'antagonista diciamo che la regge. Al 7° posto abbiamo una mossa che è stata fatta nel gioco, si chiama Kamehameha Perfetta, ma non resa proprio come nell'anime. Infatti, la Kamehameha Perfetta in realtà si dovrebbe chiamare Kamehameha Solare, definita così all'interno del manga e dell'anime perché è una Kamehameha in grado di distruggere il sistema solare, ed è di Cell. Quando Cell la utilizza, infatti, attorno a lui anche dell'aura, come se venisse avvolto, e in più è una Kamehameha gigante, dovevano farla molto meglio. Però, dai, con questa mod potremo averla e metterla su qualsiasi personaggio noi vogliamo. Al 6° posto ho messo una mod di nostra conoscenza, ovvero il Pugno del Drago Warp Final Kamehameha. Ragazzi, in sostanza questo è un dragone fatto da Vegeta, innanzitutto fighissima la skill della trasformazione, permettetemi, ma anche la Shade LR, che dopo che avrà effettuato il dragone, il pugno del drago, utilizzerà la Final Kamehameha. Però cosa accade? Si teletrasporta e va davanti al nemico che è appena stato buttato giù dal dragone e lo colpisce. Cioè, ricorda tantissimo la scena in cui vediamo
Goku che buca al Satan, ma anche quando buca, non so, Super C-17, gli si rigira dopo aver tirato il pugno del drago e spara una Kamehameha sul buco per ucciderlo. Bellissimo, veramente. Al quarto posto, una mossa originale, c'è da dire, veramente molto bella. Il Time Skip Kamehameha. Quando la utilizzerete, infatti, il vostro nemico si bloccherà. È come se il tempo si bloccherà solamente per lui e voi intanto sparerete la vostra Kamehameha. Impossibile, quindi, mancare il bersaglio. Veramente, una mod OP a livelli allucinanti. C'è da dire poi che il danno è anche moderato, cioè non è che toglie tutto questo granché, toglie quanto una Kamehameha normale, però è veramente utile. Io qui l'ho utilizzata con diverse combo, ok, che il mio ossia un moveset totalmente custom, però se sapete usarla al punto giusto, magari quando il vostro avversario sta cadendo dopo una serie di pugni, gli andate a levare anche il danno di una Kamehameha e a posto, cioè avete praticamente la strada spianata per vincere. Al terzo posto abbiamo un'animazione che arriva direttamente da Dragon Ball FighterZ, ovvero questo Vegeta che ha la Final Kamehameha Tryu con Goku e Vegeta. Infatti, quando utilizzeremo la nostra Kamehameha, come state vedendo, vedremo una scena a rallenti che ci mostrerà sia Vegeta per primo con il potara all'orecchio, questo è un particolare che mi ha stupito, al potara all'orecchio, e Goku, anch'esso con il potara all'orecchio, veramente qualcosa di, oddio, non so come dirlo, spettacolare. E lanceranno la Final Kamehameha, animazione presa direttamente da Dragon Ball FighterZ, ci sta un botto, ragazzi. Non capisco perché a tantissimi non piaccia questa skill, perché onestamente il video gira da tantissimo tempo su internet. Io invece addirittura la vado a mettere sul gradino più basso del podio. Al secondo posto abbiamo la Kamehameha Ultra Instinct. Mamma, ragazzi, non so chi di voi l'ha vista, ma io ogni volta che riguardo o eseguo in Xenoverse 2 questa skill mi sento male. Qui abbiamo un Goku Ultra Instinct che fa la Kamehameha, ma prima di lanciarla, soprattutto se ci stanno lanciando un attacco, come in questo caso Kerla, io sono in allenamento, vabbè, ho messo che continua a lanciarsi, che continua a lanciarci il suo colpo, quando se la tirerà, infatti è presa proprio dall'anime, perché Goku salta e va a sparargli la Kamehameha nel faccione. Se lui sta eseguendo la mossa, ovviamente non lo interromperemo, però gli toglieremo tantissimo vigore in modo da condizionargli la partita o il duello. Io vi dico solamente che se fossi in voi e avessi un amico con cui giocarci su Xenoverse, ce l'ho anch'io, non vi preoccupate, su Xenoverse 2 con le mod al PC, magari fate uno contro uno così per divertirvi, e avete un personaggio che vi piace, mettetegli queste mosse, magari scegliete una di ste mosse qua, tanto se trovano tutte una presso all'altra su Xenoverse mod, tutte, dalla prima all'ultima, gli mettete ste mosse qua e poi niente, vi divertite un po', scambiate il modo di giocare poi in base al personaggio, fidatevi che è divertente, l'ho fatto anche io, non con queste mosse, con altre, e c'è da dire che è molto figo. Adesso, come vi avevo detto, prima di andare a vedere effettivamente il primo posto, quella che vince, vi consiglio di vedere le menzioni onorevoli, che però vi spiegherò. Allora, qui abbiamo la Destruction Fury, che non è nient'altro un Lord Beerus che spara questa specie di piccole furie divine purificazioni al posto di quel noiosissimo attacco che ha, che adesso non ricordo, dà veramente i nervi, vi giuro, e non fa una minima lira di danno, invece questo ne fa abbastanza. Come seconda menzione d'onore abbiamo il Destruction's Justice, ovvero questi tre raggi letali che rompono però il vigore, sono quelli là di Beerus che rompono il vigore, avete presente? Adesso non ricordo, mi sembra tipo Ira della Distruzione, non ricordo come si chiamano. Beh, in sostanza è quello. Rompe il vigore e può essere lanciato fino a tre volte come un raggio letale. Nelle menzioni d'onore, poi, voglio mettere una mossa che lo so che è un ultimate, però avrei voluto aggiungerla, però fare una top 11 è brutto, quindi la metto qui, anche perché non sapevo dove posizionarla, visto che avevo già fatto la classifica. Stiamo parlando, infatti, dell'Ultra Instinct Big Bang Attack.
fatto da Falcon. In sostanza, questo Vegeta Uai cosa fa? Dà il calcio, allontana il nemico, poi lo riempie di pugno sublime, avete presente? Tutto pugno fatto aria, la Texas Smash d'All Might, e poi va a lanciare, in stile Supernova Cooler, un Big Bang Attack caricato. Mamma mia, che figo. Adesso che abbiamo visto le menzioni onorevoli, andiamo a vedere chi vince questa classifica. Al primo posto, ragazzi, vince la Kamehameha Kaioken blu per 10 di Goku contro Hit. Quanto figa. Adesso guardate bene. Bam! Colpo, un altro, e poi, ragazzi, spara la Kamehameha, ci passa all'interno e colpisce Hit, proprio come nell'anime. Queste mosse che hanno fatto i modder sono veramente eccezionali, perché vanno a riprendere tutto il fottuto anime. E dico, perché non le fanno in uno Xenoverse 2? Ma giustamente, hanno uno Xenoverse 3 che possono fare, potremmo rivederli lì. Intanto direi di gustarci quando usciranno il gioco di My Hero Academia e Jump Force, ma soprattutto il film di Dragon Ball, che credo che sia l'evento più importante per noi fan. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi possa essere piaciuto. Fatemi sapere quale skill tra queste qui vi piace di più, semplicemente se ne conoscete un'altra che vi piace tantissimo, tanto io le conosco praticamente tutte, quelle che sono all'interno Xenoverse Mod, ma anche quelli dei Patreon. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video plus ultra!